Come ricordarsi i numeri con le tecniche di memoria. In questo video parleremo in particolare della conversione fonetica. Prima mi presento brevemente, sono il dottor Luca Leoni, medico con master in psiconeuroendocrino immunologia. No, non è una supercazzola, ma una branca medico-scientifica che si occupa di ottimizzare mente e corpo. E in questo video ti spiegherò come ricordare appunto i numeri, date, eventi, targhe delle auto, numeri di telefono, numeri di stanza, i numeri. Mi dirai che ho scoperto l'acqua calda se ti dico che il cervello umano non è fatto per ricordare numeri, è fatto per ricordare luoghi. I numeri non è bravo a ricordarli, l'essere umano purtroppo. Cercherò di spiegartelo nel modo più semplice possibile. Come funziona la conversione fonetica? Convertire foneticamente qualcosa. Cosa? Il numero. Funziona in questo modo, è il passaggio più avanzato della tecnica delle forme, ovvero quella tecnica, non so se la conosci, dove trasformi il numero in una forma, per esempio l'8 è palloncino, il 2 è un'oca, mentre questa è la tecnica più avanzata che ti consiglio di imparare perché è anche quella più utile e a lungo andare immediata. In pratica, ogni numero diventa un suono. Si tratta di trasformare un numero, il numero facciamo da 1 a 10 oggi, in un fonema. Esempio, 1 diventa t, d. Non è che diventa, è così per la conversione fonetica. T oppure d, quindi è un suono duro. Per ricordartelo, immagina che l'1 gli vada sopra una stanghetta di questo tipo, così inizierai pian piano a ricordare come funziona. Seguimi fino alla fine, ti sembrerò un pazzo, ma in realtà è un qualcosa che veramente ha il suo senso e l'ho utilizzato per anni anche durante i miei studi per ricordare i numeri. Quindi, se vogliamo creare una parola immagine dal numero 1, per ricordare il numero 1, sarebbe te, per esempio il te, oppure ade. Questa è un po' più complessa perché se ci fai caso, l'unico fonema presente è d. È indifferente, puoi usare uno di questi due per ricordare il numero 1, quindi ade oppure te. Oppure qualsiasi cosa che ti viene in mente con il suono duro t, d, come Dio anche. Dio rappresenta il numero 1 perché ha il fonema d. Il 2 invece rappresenta il fonema n. Per ricordartelo, puoi immaginare che il 2 che è fatto così si ruoti e ricorda appunto una N. Il 2 nell'immaginario della conversione fonetica, o quello anche che ho utilizzato sempre io, è Noè, che c'è N, Noè. Poi puoi usare anche Ano, sì, puoi usare anche Ano perché c'ha N. La conversione fonetica dice che non è tanto la lettera, questo che spero di riuscire a farmi capire, non è tanto la lettera, ma è il suono che viene emesso che è importante per poter convertire i numeri in immagini. Anche Anna è il numero 2. Quindi iniziamo a buttare qualche esempio per cercare di capire come alla fine utilizzi questa cosa. Anche se può sembrare banale cercare di ricordare solo il numero 2, chiaramente non è una cosa così difficile ricordare solo il numero 2 se devi ricordarti questo, per esempio sei nella stanza 2 dell'hotel, però puoi immaginare Anna, una tua amica, oppure Noè che apre la porta dell'albergo. Così ricordi che la tua stanza è la stanza 2. Esempio, è un esempio banalissimo. Il 3 è il suono M. Puoi ricordarlo perché il 3, se lo metti in orizzontale, sembra una M. L'immagine che utilizzavo per il numero 3, associato appunto al fonema M, è amo, cioè l'amo da pesca, per intenderci. E così via, non sto a spiegarti per tutti i numeri, altrimenti finiamo domani mattina. Il numero 4 è rappresentato dal fonema R, quindi nel mio caso re. Per ricordarti che il numero 4 rappresenta R, basta che immagini che il 4 scritto così, se gli fai una gambettina, sembra un po' una R, una gambettina in più in obliquo. Il 5 è L oppure Y, e ho utilizzato l'immagine ali. Per ricordarti che il 5 corrisponde a L e gli, basta che immagini 5, vedi la mia mano? Se fai così ti ricordi L, gli, che è quello il suo fonema. Per il 6 è C o G, quindi C oppure G. Io personalmente utilizzavo come immagine il personaggio di Cho del telefilm The Mentalist. Per ricordarti che il 6 corrisponde al suono G oppure C, basta che immagini il 6, se ci pensi bene, sembra una G. Il 7 è rappresentato invece dal suono K oppure G, quindi un suono duro, non è come il 6, non confonderti. Io utilizzo l'immagine di una oca, perché K, oca. Per ricordarti che il 7 corrisponde al suono K oppure G, basta che immagini che il 7, scritto appunto così, se lo giri un po', ricorda una C dura, qualcosa di spigoloso. K. 8 invece rappresenta il suono F, per cui io ho utilizzato e utilizzo l'immagine UFO, quindi un UFO che vola. Per ricordarti che il numero 8 corrisponde al suono F, basta che immagini in corsivo come solitamente si scrive la F, ovvero così, che ricorda un po' un 8. Il 9 invece è rappresentato dal suono B oppure
P, per cui io utilizzo l'immagine di una boa. Per ricordartelo basta che il 9 lo giri e ricorda una B. E infine abbiamo lo 0, che magari dovevo mettere all'inizio, però magari era un po' più complesso. È rappresentato dal suono S oppure Z. Per cui per ricordartelo immagina lo 0, se tu lo tagli e lo metti in questa maniera, ricorda una S. Per cui se dobbiamo dire il numero 10, come diventerà? È formato dal numero 1 e dal numero 0, ricordiamo che l'1 è T o D, lo 0 invece è S o Z, oppure anche X, sì, rappresentato da tre fonemi. Quindi, per esempio, il 10 viene tazza. Tz, tz. 1, 0, 10, tazza. È una sola immagine per due cifre. Ora facciamo, per spiegarti meglio, un esempio più complesso, sempre con due cifre. Supponiamo che dovete ricordarvi che la vostra stanza d'albergo è la numero 34. Va bene, puoi ricordartelo anche senza fare questa immagine. Ovviamente sto partendo da esempi semplici. Cerca di capirmi. Non è che posso già dirti come creare il numero 302.807. Quindi la stanza d'albergo 34. Ricordiamo come cosa rappresenta ogni cifra in quanto a fonema. Quindi il 3 è M, il 4 è R, indovina un po', mare, mr, mare. Sono i due fonemi che rappresentano il 34. Per cui puoi immaginare che un mare, uno tsunami gigante va a travolgere il tuo hotel, esempio. Facciamo un altro esempio. Devi ricordare che la tua automobile l'hai parcheggiata nello slot 57. Indovina cosa diventa 5 e cos'è che era? Dai, diciamolo insieme. Le o gli. Cos'era il 7? Siamolo insieme, prova a pensarci. 7, dai, ricorda che cos'è, un po' rude come numero, un po' duro, cioè è molto angolato. Sì, era la K o la G. Quindi, per esempio, io posso creare l'immagine lacca. E immagino che in quel parcheggio c'è un tizio che va in giro con la lacca a darsela nei capelli. Ed ecco che così io posso ricordare facilmente che automobile l'ho parcheggiata nello slot 57. Ora faccio l'ultimo esempio un po' più complesso, che unisce il ricordare una data con anche il ricordare un autore, che è quello che poi magari viene richiesto quando tu studi qualcosa. Di solito si associa una data a un evento, oppure data, persona, una nascita, così. Facciamo un esempio con 1984 e George Orwell, ovvero il romanzo di George Orwell che è 1984, quindi dobbiamo ricordare che quel romanzo, che guarda caso è costituito da una data, è di questa persona. Metti che non è una cosa che sappiamo di base, l'abbiamo appena studiato e vogliamo ricordarlo il più possibile a lungo termine. Iniziamo dividendo appunto 19 e 84. Quindi cos'è uno? Ricordi? Tac! È T o D. 9 che cos'è? Ricordi, se lo giri il 9 diventa B, boa. Quindi tu puoi unire questi due fonemi e creare un'unica immagine. 19 può essere tappo. T-p. T-p. Tappo. 84, ricordi cos'era l'8? Com'è che si scrive in corsivo? La F? Tipo un 8, quindi 8 è F. Il 4, ricordi, se aggiungi una gambetta cosa succede? Diventa R. Quindi foro. Il tappo nel foro. Ed ecco che nella tua immagine si forma, magari immagini un tappo buffo con gli occhi, gli occhiali da sole. Ricordo, come anche dissi nel video che feci sul Palazzo della Memoria, le immagini devono essere più possibili buffe, assurde, anche un po' sessuali. Per cui immagini, io immaginerei questo grande tappo che scende dall'alto, tutto con gli occhiali da sole, che fa lo sgargiulo e va a infilarsi dentro un foro, bloccandosi dentro. Così ricordo 1984. Ovviamente questo è un po' artificioso, col tempo sarà molto più fluido e dovrai fare molto meno sforzo per anche ricordare o associare una data a un'immagine. Però da qualche parte bisogna iniziare, quindi ti faccio questi esempi. Ma per ricordare George Orwell, come faccio ad associarlo poi a questa immagine? Orwell a me ricorda la parola Orwell, per ricordarmi questo nome, mi viene in mente una trottola. Non so perché, non mi chiedere perché, ma mi viene in mente una trottola. Te puoi immaginare un orpello, non lo so. Qualche cosa che ti ricorda il nome Orwell, in modo tale che tu possa associarlo all'immagine. Per cui io nella mia mente immagino che questo tappo che si è bloccato nel foro improvvisamente inizia, per staccarsi, inizia a fare una grossa giravolta ed ecco che si trasforma in una trottola
ed esce felice dal foro. Ed ecco che ricordo che 1984 è di George Orwell. Questi sono i migliori esempi che mi sono venuti in mente, spero che comunque ti siano stati utili. Ecco, questo è un po' come funziona la conversione fonetica. So che sarai pieno o piena di informazioni in questo momento, penserai: ma che diavolo è sta cosa? Ma no, ma è più complicato del ricordarsi soltanto i numeri, non lo farò mai. Io ti invito a provare e non precluderti questa possibilità di memorizzare in modo più facile e divertente i numeri, appunto. Spero che anche gli esempi ti siano stati un po' utili per capire meglio come applicare. Se hai qualche domanda o qualche osservazione, ti invito a scriverla nei commenti, mi fa sempre molto piacere leggerli e rispondere. E niente, un saluto dal dottor Luca.